أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى نبينا الله وعلى صحابته من سيركاريا وعلى بروفيتا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو سامبلي يا بوسا فراتيلو إساك موزا. الحمد لله كما بروميسو بي. Eccoci qua con una nuova serie, una nuova introduzione, una nuova avventura. Si chiama l'incontro tra Gerard Lane e Vin Cassel, l'incontro tra due giganti della nostra cultura, come abbiamo menzionato nella post di ieri sera. Cos'è questo incontro? Cos'è che andiamo a vedere in questo incontro? Cos'è che andiamo a vedere in questa avventura, in questo nuovo nostro viaggio? Questo nostro viaggio qua, come ovviamente sapete, questi qua sono due giganti del Tafsir, due giganti che ci hanno raccontato, ci hanno descritto, ci hanno spiegato nel meglio delle loro possibilità, capacità, della loro comprensione, quello che la Subhanahu wa Ta'ala ci ha detto, quello che la Subhanahu wa Ta'ala ci ha comunicato. Quindi vedremo che ovviamente l'uomo, la Subhanahu wa Ta'ala ha fatto l'uomo diverso da ogni altro essere. Quindi tutte le creature della Subhanahu wa Ta'ala non sono è uguale, ognuno sono simili, però hanno delle differenze. E quindi vedremo tra questi due qua il loro modo di pensare, il modo di comunicare, come hanno interpretato i versetti della Subhanahu wa Ta'ala. Vedremo che ognuno ha il suo modo di interpretare questi versetti qua. E Subhanallah, la sura in cui andiamo proprio a introdurre è Surat al-Mudathir. Salato il numero 74 del Corano, numero 74 del Corano, salato al Muddathir. E subhanallah, la cosa fantastica è che non è che abbiamo deciso che oggi iniziamo da salato al Muddathir, no, è che eravamo nella lettura, già da un po' di tempo avevamo intenzione di introdurre, di iniziare questa serie qua, però abbiamo un po' tentennato. E subhanallah, il momento in cui siamo arrivati al Surat al-Muddathir, la Subhanahu wa Ta'ala ci ha dato il coraggio di dire ok, alhamdulillah, meglio iniziare proprio con quello che sta succedendo, questo coronavirus non sappiamo mai quando tocca il nostro turno, quindi è meglio buttare in avanti tutti i nostri, è meglio investire nel Jannah. Quindi qual è il miglior modo di investire nel Jannah se non divulgare la conoscenza e creare ovviamente, come si chiama? Sadaqa al-Jariya, quando si dice qualcosa qualcuno lo fa imparare, quindi sempre qualcosa, però forse Sadaqa al-Jariya non si applica qua, però almeno di avere qualche bene fatto, Allahu a'lam. Quindi questo è il nostro motivo per cui abbiamo deciso di iniziare, non per il coronavirus, non per questa situazione qua, però come abbiamo detto avevamo già intenzione di iniziare, alhamdulillah, Allah ha dato il coraggio in questi giorni qua. Vanella, quando fai qualcosa, quando ti diverti a fare qualcosa, c'è qualcosa di bello, il musulmano ha sempre voglia di invitare il suo fratello, i suoi compagni, ad aggiungere, a introdursi anche loro in questa avventura qua, in questo divertimento qua che sta avendo, che è da egoisti. Il musulmano non è egoista, in questa roba qua. Il musulmano è altruista, vuole che altri vuole condividere sempre il bene che ha, vuole condividere il suo divertimento, il divertimento in cui Allah Subhanahu wa Ta'ala l'ha messo. Subhanallah, siamo qua che siamo immersi in queste conoscenze qua, non vogliamo divertirci soltanto noi, non vogliamo avere soltanto noi questo onore di divertimento, vogliamo condividere assieme a tutti voi questo divertimento qua. Questo qua è il motivo principale per cui volevamo iniziare questa serie qua, alhamdulillah, oggi abbiamo iniziato il primo passo.
E vai iniziare, ok. Cos'è che sappiamo di questa osura? Cos'è che ci dicono i Ben Kasir e i Jalali Lane? Ok. La cosa da sapere dei Jalali Lane è che sono due gli autori. Uno si chiamava Jalal al-Din al-Suyuti, e l'altro invece si chiamava Jalal al-Din al-Mahali. Perché c'è stato sto cambio di autore? Ovviamente perché uno è passato, né? Perché ha deciso un giorno o l'altro non voglio più fare tafsir, quindi no, perché Subhanallah, Allah ha deciso che il suo tempo era finito, quindi dopo è subentrato l'altro imam, alhamdulillah. E com'è che, quindi quale imam ha fatto quale parte? Allora, possiamo ben, ci dice nella descrizione che l'imam Jalal al-Din al-Suyuti, quindi questo qua è il secondo, vediamo il primo, l'imam Jalal al-Din al-Mahdi, uno dei maestri scienziati dell'VIII secolo, iniziò quest'opera a partire dalla seconda parte del Corano, cioè dalla sura al-Kahf, quindi la metà. Infatti al-Kahf è proprio la metà del Corano. Se vedete, andate ad aprire, potete anche prendere fisicamente il Corano, guardate dov'è Surat al-Kahf, vedrete che è proprio la metà del Corano. O meglio, l'aia dove la Spanta dice comportatevi con gentilezza, si dice che quell'aia lì proprio è pum, proprio la metà delle pagine del Corano, della rivelazione del Corano. E beh, iniziò nella sura al-Kahf, la caverna, quindi la caverna, la sura al-Kahf, è una sura dove il professor Al-Sarma ci ha consigliato di leggerla ogni venerdì. E questa sura qua, quindi, una lista dice i primi 10 versetti, altri dicono tutta la sura. No, però leggendo i primi 10 versetti, da quello che se non vado errato, dopo andrò a informarmi bene, vi comunicherò se ho sbagliato. Che chi legge i primi 10 versetti è protetto per 2 Jumu'ah. Poi questi 2 Jumu'ah non so, non mi ricordo bene se è dal primo Jumu'ah, quindi il primo Jumu'ah al secondo Jumu'ah, oppure 2 settimane consecutive di Jumu'ah, non so, però la parola 2 Jumu'ah me lo ricordo bene. Quindi iniziò la sua opera, la Surat al-Kahf, fino a Surat al-Nas, la gente. E morì subito dopo aver finito sura al-Fatiha, l'apprente, quando vuoi entrare in una stanza, gli aprirà la porta, quindi per ogni sura che vuoi iniziare, perché inizi, poi entri in una stanza, ti muovi in un'altra stanza, devi aprire la porta, c'è una porta, c'è un ingresso, apri l'apprente, al-Fatiha, bismillah, entri. Non ovviamente, non è che, non nel senso che finisci subito su una sura dopo. Di seguito devi ancora dire Fatiha prima di passare all'altra sura, no, basta dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, inshallah, e passi all'altra sura. Però quando inizi la lettura, prendi il Corano, l'apri, non è che subito inizi Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, no, se non l'hai aperto in quella giornata lì, è un po' il Fatiha, apri la porta, non siamo trasparenti che attraversiamo le porte, quindi apri la porta, apri la maniglia, apri, bismillah, inizia. Quindi morì sotto dopo aver finito sotto al-Fatiha, l'apprendente. E l'imam Jalal al-Din al-Suyuti riprese dopo di lui nel nono secolo. E da quale a quale sura fece lui? Ovviamente fece l'altra metà, partendo da Surat al-Baqarah. Fino quindi la Giovenca, c'è una bella storia divertente su questo fatto qua, ve lo racconterò la prossima volta. La Giovenca, fino alla fine della sura, al-Isra, il viaggio notturno, completando così l'opera che fu iniziata dal suo predecessore. E che Allah abbia misericordia di loro, alhamdulillah. Poi qua c'è, come vedete ben vedere, si chiamano Jalal Lane. Perché si chiamano Jalal Lane? Hanno messo insieme queste due opere qua, non è che c'è la prima e la seconda, prima parte, seconda parte, sono
Quando, non so, Drago, avete mai visto, hanno fatto la fusione, tra i Saiyan. Sono così simili tra di loro, che quasi, che il lettore non percepisce nessuna differenza tra il primo autore e il secondo autore. Sono così simili tra di loro nella scrittura che si sono fusi, sono malleati, si sono fusi bene a vicenda. E questo qua è il motivo per cui si chiama Tafsir al-Jalalayn.